Garibaldi alle porte Firenze, Garibaldi a Signa, quindi ringrazio soprattutto il sindaco di Signa, che lo accolgo a nome dell'amministrazione fiorentina, il Giampiero Fossi, anche studioso del Risorgimento, quindi appassionato e studioso e professionista del Risorgimento. Io finisco due parole la visita alla Biblioteca e Archivio del Risorgimento. La Biblioteca e Archivio del Risorgimento ha 26.101 unità archivistiche e bibliografiche catalogate. Io rappresento qui l'ufficio archivio storico SDIAF e collezioni storiche del Comune. La biblioteca è un patrimonio delle collezioni storiche del Comune di Firenze e quindi a Firenze a questo ufficio. Come ufficio SDIAF, invece, che è il sistema documentario integrato dell'area fiorentina, abbiamo pubblicato in internet il catalogo, qualcuno avrà consultato lo SDIAF, magari non è arrivato alla Biblioteca del Risorgimento, e questa contiene in questo momento, vedete, 24.862 monografie moderne, 304 monografie antiche, ovvero sia pubblicazioni prima del 1830, e 935 periodici, quelli che avete visto un po' nella prima stanza, alcuni purtroppo non in condizione di eccessiva conservazione, però sono presenti, sono alcuni molto rari, alcuni di questi, soprattutto intorno al 48, come il Lampione, li abbiamo digitalizzati e si possono vedere in internet e riviste storiche del Comune di Firenze. Si può fare una ricerca appunto per genere e per materiale, quelli che venivano elencati, la parte archivistica invece sotto diciamo l'archivio storico del Comune di Firenze, l'archivio della città, del suo patrimonio, ha nella ricerca per fondi, se fate la ricerca per fondi potete vedere i fondi. Delogé, sapete bene chi è, ci sono il fondo Delogé che è stato interamente catalogato, ci sono anche il suo carteggio, manoscritti e anche inediti, scritti inediti, che vorremmo la corrispondenza ricevuta, la corrispondenza personale. La corrispondenza è una serie che è stata catalogata e inventariata anche per singola. L'altra cosa, come archivio storico insieme con i musei, abbiamo allestito, quasi nessuno lo sa, in realtà alcune sale, le sale del Consiglio di Palazzo Vecchio, ovvero sia del terzo piano, le sale del Consiglio sono state allestite con delle sale di Firenze Capitale, delle sale che ricordano l'epopea dell'unità italiana e l'arrivo non fortunato a Firenze, però della capitale, con alcuni momenti salienti, togliendo dai magazzini grandi opere, forse togliendone anche alcune dall'archivio del Risorgimento, ma soprattutto avevamo il Garibaldi della De Modo alluvionato e stracciato dal 66, quando in tutte le altre città d'Italia la De Modo era stato glorificato nel 150 anni dell'unità, finalmente è restaurato dal 66 e si trova a Palazzo Vecchio in un ambiente degno, così come in cantina di questo palazzo c'era il busto in cantina di Mazzini di Cecioni, di cui il Museo del Risorgimento e Palazzo Pitti e la Galleria d'Arte Moderna ne avevano tratto copia, noi lo tenevamo in cantina l'originale, quindi era proprio un qualcosa che smuoveva il nervo, diciamo, ma smuoveva nel senso positivo di poter trarre questi materiali e porli. Entriamo nel merito di Garibaldi alle porte di Firenze. Questa iniziativa di oggi è stata resa possibile grazie a una, come dire, a una cordata di amici, di associazioni, di enti che sul territorio operano e che hanno sposato questo nostro progetto. E nonostante il tempo sia avverso, ma comunque la sala vedo si sta piano piano riempiendo, quindi questo mi fa piacere e speriamo ancora in altro pubblico. Io voglio ringraziarvi tutti, ma non all'inizio, man mano nella nostra chiacchierata, in questa conversazione ringrazieremo tutti coloro che l'hanno resa possibile, ma non voglio farlo subito, sennò poi si perdono, no? Ci si fa un buglione all'inizio, un minestrone, invece piano piano daremo conto di tutti coloro che ci hanno aiutati. Io oggi rappresento la casa editrice, la Florence Art Edizioni, che ha pubblicato il libro di Maurizio Sessa, La sciabola e la zappa, Giuseppe Garibaldi a Villa Castelletti di Signa,
un mese tra memoria, mito e storia. È da questo libro che nasce questa giornata. Questo libro è un libro, vorrei definire un oggetto da collezione. Perché? Perché contiene al suo interno dei documenti particolari, due ristampe anastatiche che io giudico molto preziose, molto particolari, e che testimoniano, avvalorano già, almeno una in particolare, il diario, avvalorano una conoscenza che già era patrimonio degli storici, ma questo documento stabilisce una volta inequivocabilmente, una volta per tutte, i confini di questo soggiorno di Giuseppe Garibaldi a Villa Castelletti e direi di darvene subito conto, così potete giudicare anche voi stessi della preziosità di questo ritrovamento, leggendovi l'incipit di questo diario. Diario scritto da Ferdinando Benucci, che fu il vice direttore dell'Istituto Agrario di Villa Castelletti, e che così scrive: Garibaldi giunse alla Villa di Castelletti, ospite del proprietario marchese Leopoldo Cattani Cavalcanti, allora deputato di Castelnuovo dei Monti, nelle ore pomeridiane del giorno 18 maggio 1867, e vi si trattenne fino al 20 giugno. La mattina del 19 maggio, circa le 7, venne all'Istituto Agrario di Castelletti. Era domenica. Io ebbi l'onore di essere primo e solo ad incontrarlo. Indossava il tradizionale mantello, il berretto rotondo, i pantaloni turchino chiari alla militare. Cortesissimo nei modi e nelle parole, simpatico il tono della voce nella quale non si riscontrava traccia di nessun dialetto, forse, ma posso errare, solo qualche lontana idea di inflessione veneta. Sarà stata nizzarda? Mi richiese come si svolgeva l'istruzione all'istituto, al che risposi che si partiva l'insegnamento dell'agraria e delle scienze affini, distribuendolo in un corso quadriennale ed alternando razionalmente lo studio col lavoro dei campi. Approvò altamente questo sistema, encomiando il marchese Cattani. Domandò dove erano in quel tempo i giovani. Dissi che, essendo domenica, erano a messa nella cappella dell'istituto. Egli replicò che in Italia si deve avere il coraggio di impiantare scuole, istituti, senza che vi sia per nulla un'istruzione religiosa qualunque. Io timidamente osservai essere ciò molto difficile, a rischio di veder deserte tali scuole, specie in Toscana, ove nel medio ceto prevale, se non domina, il bigottismo sul vero spirito religioso. Proferì allora queste parole che testualmente riporto. Un toscano che, vedendo un prete, ricordandosi di ciò che hanno fatto soffrire i preti a Galileo, non gli dà un colpo sulla testa, è indegno del nome d'italiano. Con questi ragionari passò rapidissimo una mezz'ora. Il generale cavò di tasca un sigaro toscano, lo ruppe in due metà, di cui l'una mi offrì, fumando l'altra. L'accettai, ringraziandolo e dicendogli che l'avrei conservata, come tuttora conservo, per sua memoria. E prosegue il nostro Ferdinando Benucci, ma spero poi di lasciare alla vostra curiosità la lettura di questo diario. Il libro che poi esploreremo insieme nel corso di questa chiacchierata. Come avete visto dall'invito, tanti sono gli ospiti e quindi ci avvicenderemo rapidamente. Rispetto però alla scaletta iniziale, devo chiedere ai miei amici di fare una piccola variazione. Devo invitare subito, ma con piacere, Luca Allegri, direttore di Villa Castelletti, qui ad avvicinarsi al nostro tavolo, perché Luca Allegri ha un impegno stasera proprio in questo magnifico luogo che è Villa Castelletti, e quindi ci ha fatto questo bellissimo regalo di venire qui da noi oggi. Prego Luca. Mi spiace per il posto.
No, ma assolutamente, assolutamente. A Villa Castelletti noi abbiamo fatto la presentazione d'esordio di questo libro, abbiamo fatto una bellissima festa, grazie a voi, e una battuta, perché tu respiri, cosa hai detto? Tu respiri l'aria che in qualche modo respirò Garibaldi, e vi assicuro che è ancora un luogo, Gian Piero Fossi e altri che conoscono bene Villa Castelletti possono dirlo, è un luogo incontaminato, meraviglioso. Buonasera a tutti. Intanto, dov'è Villa Castelletti? Villa Castelletti è a nord ovest di Firenze, qui, è a 12 km, basta seguire l'aereo e si arriva a Signa, e in una delle più belle colline di Signa c'è Villa Castelletti. Pertanto una location, come si dice ora, perfetta per Garibaldi, che era vicino a Firenze capitale, però sempre lontano dal tumulto, come lo è per i nostri ospiti che adesso festeggiano da noi a Villa Castelletti, dove facciamo eventi, dove c'è l'albergo e tanti turisti vengono a trovarci. È una soddisfazione incredibile, lo dico, per me è quasi un sogno il poter parlare di una Signa garibaldina. Quando si parla di Garibaldi a Signa, come quando si parla di Garibaldi in altri luoghi, si viene subito bruciati da un intervento abbastanza brutto, dove dire, ma Garibaldi è stato dappertutto. In realtà a Signa Garibaldi c'è stato davvero. C'è stato davvero per un tempo sufficiente a lasciare un segno indelebile. Ma Garibaldi a Villa Castelletti non c'è stato una volta sola, c'è stato due volte. La prima volta c'è stato nel 49, mentre dalle Romagne andava verso Cala Martina dopo aver perso Anita. A Villa Castelletti, o meglio, in una casa colonica non lontana, dove lui poi vorrà soggiornare anche nel 1867, verrà nascosto in una notte all'interno di una intercapedine proprio da Leopoldo Cattani Cavalcanti, che lo conosceva, che lo appoggiava, che era legato a un solito grande progetto patriottico. Dal 1849 si va, con tutti i passaggi importanti, al 1867, Firenze capitale. Garibaldi sta preparando Mentana, ha bisogno di un contatto forte e in quella situazione sceglie Castelletti, sceglie la villa del suo amico Leopoldo Cattani Cavalcanti come base, come sede diplomatica, e lì conoscerà un pezzo di paradiso, vedrà applicata la sua visione educativa, dove studio e lavoro costituivano l'elemento centrale per un riscatto sociale a cui lui teneva fortissimamente. Studio e lavoro, il progetto voluto dal marchese Leopoldo Cattani Cavalcanti, a questi valori, per far sì che certi elementi non solo non vengano dimenticati, ma abbiano la massima diffusione e la massima conoscenza. Adesso, in un periodo come questo, c'è bisogno di risorgimento, c'è bisogno di ideali, c'è bisogno di valori, e dico anche, c'è bisogno di conoscere quello che è stato il grande cuore, la grande forza morale di un personaggio come Garibaldi. Grazie a Gian Piero Fossi. Gian Piero è uno storico, posso dirlo, dai, prima che sia, veramente è un conoscitore profondissimo e un amante non solo delle cose garibaldine, ma insomma in questo ambito sicuramente so che è un argomento che ti sta molto a cuore.
Grazie quindi a lui per essere stato qui con noi oggi e per il tuo intervento. Entriamo invece in un altro ambito che questa nostra chiacchierata vuole chiamare in causa, ovvero io quando ho contattato l'Associazione Nazionale dei Veterani dei Reduci Garibaldini a Firenze, sono stata accolta nella Torre della Castagna, in questo luogo molto particolare, e ho fatto amicizia con loro e abbiamo parlato di questo progetto e mi hanno fatto vedere la Torre della Castagna, quindi lo spazio che è accessibile, voi lo sapete, non è interamente visitabile, perché purtroppo questo luogo meraviglioso è pericolante, quindi il pubblico non può visitarlo liberamente. E quindi i cimeli, le cose bellissime che loro hanno in questo edificio, effettivamente non sono, non è possibile vederli per chi ovviamente è interessato e appassionato. E quindi Sergio Goretti, che è con me oggi, è direttore di Camicia Rossa e anche segretario, forse o presidente, ora non so esattamente, ma anzi segretario dell'associazione, è con questa, diciamo, in parte raccogliendo anche le parole di Giampiero, in parte con questa, come dire, necessità di richiamare l'attenzione dei fiorentini, no? Su questo luogo e sui tesori, che poi mi dicevi in parte dovete anche donare, perché poi alla fine non potete conservarli forse per sempre se le condizioni dell'edificio non rimangono tali. Insomma, svelaci un po' e poi naturalmente il piacere di questo libro, insomma, cosa ha significato per voi. Sì, buonasera, grazie a Silvia Tozzi che è stata la promotrice vera di questa iniziativa a cui si è dedicata moltissimo in questi giorni per farla riuscire così bene. Si parlava della Torre della Castagna, è la sede fiorentina dell'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini, che ha sede centrale a Roma in Porta San Pancrazio, ed è una sede che l'associazione ha ormai a disposizione da molti anni. Negli ultimi tempi ci sono state verifiche, ma non c'è pericolosità all'interno della torre, ci sono cioè delle situazioni di non regolarità dal punto di vista dell'agibilità per far visitare la parte alta, diciamo, della torre, quindi dobbiamo far soltanto dobbiamo farli accedere nella parte lì dell'ingresso e quindi si perde quello che c'è di sopra. Ci sono le raccolte di camicie rosse, delle sciabole, poi c'è l'archivio e la biblioteca. E questa purtroppo è la situazione che viviamo ormai da diversi anni, speriamo di poter migliorare, ma non è facile. A noi servirebbe, dico la verità, una sede anche non centrale come la Torre della Castagna, ma più idonea per far venire anche studenti, ricercatori a consultare i nostri volumi, i nostri testi, il nostro archivio. Così invece lì ovviamente non è possibile. Poi anche l'esposizione dei pezzi che abbiamo, quadri o statue, ovviamente così limitato lo spazio e non è possibile nemmeno apprezzarli. E quindi è un problema quello della sede fiorentina dell'associazione. Piuttosto illustri e poi alcuni dei quali saranno anche presidenti dell'associazione negli anni successivi. Quindi rifondata su basi democratiche, l'associazione dei Reduci Garibaldini vide alla fine della guerra nel 1946 l'ingresso di un altro gruppo di reduci che saranno i Garibaldini contemporanei, che sono quelli della divisione italiana partigiana Garibaldi, che combatté in Montenegro a fianco di Tito, ma restando comunque sempre in posizione di autonomia e senza condizionamenti ideologici. Quindi i reduci della divisione partigiana Garibaldi divennero i soci effettivi garibaldini, che dal 1946 poi hanno popolato l'associazione e che ora, per ragioni anagrafiche ovviamente, si contano sulle dita di una mano quasi. Quindi si sta perdendo questa componente reducistica ovviamente, mentre si sta sviluppando all'interno dell'associazione un impegno culturale che, con,
che manteniamo, che sviluppiamo con la rivista, con i siti, con anche delle pubblicazioni periodiche, i quaderni che sono pubblicazioni monografiche, di cui qui abbiamo alcune copie dell'ultimo uscito che chi è interessato può ritirare insieme alla rivista, che si chiama Combattere per la libertà dei popoli e che è dedicato a un evento che ci richiama poi a Castelletti, all'esperienza di Garibaldi a Signa, cioè il Congresso Internazionale della Pace di Ginevra del 1867. Il congresso avvenne iniziò il 9 settembre del 67, quindi un mese e mezzo dopo l'esperienza di Castelletti, ma se noi leggiamo la dichiarazione di Garibaldi a Ginevra e lo mettiamo a confronto con quanto emerge da alcune delle corrispondenze che sono pubblicate sia nel libro di Fossi e Cecuti sia nel libro di Maurizio Sessa, questo ultimo che presentiamo stasera, troviamo degli agganci notevoli, in particolare sul tema della pace, ma soprattutto della condanna della guerra, della condanna della violenza. Garibaldi a Ginevra, nella sua dichiarazione, disse, esclamò che tutte le nazioni sono sorelle e quindi non è possibile la guerra fra di loro. Se in una di quelle lettere che è pubblicata si dice che tutti i popoli sono fratelli e che quindi non possono farsi la guerra. Quindi c'è un'assonanza forte. E poi l'esperienza di Castelletti non è soltanto legata al Congresso della Pace del 67, su cui ci sono vari agganci, ma anche ad altri aspetti che volevo un minuto accennare e che sono un po' anche la sottolineatura di quanto è già stato detto. L'esperienza dell'Istituto Agrario. Garibaldi in quella lettera del 24 maggio del 67, che è stata in parte letta, dice quali sono le soluzioni per il problema della riforma primaria che lui aveva molto a cuore, quella di guarire dalla gran piaga della miseria. E quali erano, per quanto riguardava l'aspetto agricolo, quello di aumentare la paga, la mercede, diceva, dei braccianti e dei contadini, quello di istruire laicamente i figli. I giovani andavano sottratti all'insegnamento, all'educazione religiosa, perché considerata Garibaldi, che è stato ovviamente campione dell'anticlericalismo, proprio in quel periodo c'è un'accentuazione forte, visto che c'è in corso la preparazione per la campagna per la liberazione di Roma, ma comunque educazione laica, aumento delle paghe dei lavoranti, sono i punti di riferimento, per contrastare questa miseria dilagante, che era una miseria economica ma anche una miseria culturale. L'analfabetismo era molto alto all'epoca. Un altro aspetto di Garibaldi a Signa, il mese di Castelletti, è un aspetto di cui si parla piuttosto poco, ma comunque va ricordato, quello di Garibaldi massone. Durante il periodo della permanenza a Signa scrisse numerose lettere alle varie logge massoniche per convocarle a un congresso, a un'assemblea costituente che si tenne il 21 giugno del 1867 a Napoli, e Garibaldi colse l'occasione. Era Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia ed era anche Gran Maestro del Supremo Consiglio di Rito Scozzese di Palermo, quindi di due città e due massonerie che lottavano per la supremazia. Quindi cercò di ricondurle all'unità. Troviamo questi appelli nelle lettere che furono scritte in quella mese di permanenza a Signa. Io ne ho incontrato una quindicina pubblicate sui giornali massonici dell'epoca, in cui invita le logge all'unità, anche perché lui riteneva, da massone convinto com'era, che la massoneria fosse l'unità della massoneria fosse propedeutica all'unità d'Italia. E infatti diceva: come non abbiamo patria perché non abbiamo Roma, non abbiamo massoneria perché divisi. E questa divisione, nonostante gli appelli accurati alle singole logge che lui fece da Castelletti, non si ottenne al congresso,
l'assemblea di Napoli non fu raggiunta l'unità. Garibaldi rimase molto deluso da questa cosa, tant'è che lasciò la carica di Gran Maestro subito dopo. Quindi questo era un aspetto poco noto, poco conosciuto del Garibaldi in genere, ma soprattutto del periodo anche di permanenza alla Villa Castelletti, che volevo ricordare, l'ho voluto sottolineare per ricordarlo, per ricordarne anche l'importanza di questa esperienza. Io ecco, non ho altro da aggiungere se non che ricordare che oggi nell'Italia e nell'Europa contemporanea, a proposito di Europa, Garibaldi era uno dei primi fautori dell'unità europea insieme con Mazzini, un'unità che doveva andare oltre l'Europa, doveva essere un'unità addirittura mondiale per la pace universale che si sarebbe dovuta instaurare, quindi la grande utopia di Garibaldi. E, dicevo, rispetto al Garibaldi come si vive, come si considera, come lo si valuta oggi, c'è da dire che è ricondotto alla sua visione originaria, diciamo così, di uomo al di sopra, al di fuori delle parti, mi sembra che sia la considerazione, la sua collocazione più giusta, perché, come è stato detto da qualcuno, Garibaldi è di tutti e di nessuno. Grazie a Sergio Peretti. Ed è proprio tramite l'associazione, la vostra associazione, che oggi Riccardo Fioretti e Silvana Bicchierai indossano le divise garibaldine. Questo è stato un bellissimo regalo, ci siamo fatti tutte le foto con voi, facciamo un applauso. Naturalmente quando siete stanchi, ve l'ho detto, sedete, siete padroni di casa, quindi decidete voi. Andiamo avanti, invito Alessandro Sardelli a sedersi qui accanto a noi, perché un'altra associazione del territorio che ha accolto l'invito a questa iniziativa è l'AMPI. Alessandro Sardelli è il segretario della sezione Oltrarno dell'AMPI, segretario presidente? No, vicepresidente, perdonami, ma io le cariche pasticcio. Comunque, fatto sta che sei una delle persone sicuramente in volto di questa importante realtà, e io ho scoperto anche attraverso altri amici, ma Alessandro mi ha dato la conferma, che loro lavorano molto nelle scuole, c'è tutta un'attività molto seria, molto costante di diffusione dell'antifascismo, di storia della resistenza che loro fanno. Ma perché l'AMPI è qui con Garibaldi? Qualcuno sarà perplesso, Alessandro, per cui dobbiamo svelare questo trade union che invece c'è, e lo facciamo attraverso una proiezione molto breve, pochissime immagini che Alessandro ha portato per voi e che anche qui ci aprono le porte alla loro sezione AMPI in Oltrarno, perché alcune delle immagini che tu proponi vengono proprio dalla loro sede. Saluto Giulio Manetti che ci saluta. Grazie, grazie. All'inizio anche da un punto di vista proprio assistenziale, poi diventerà un ruolo, diciamo, sempre meno assistenziale andando avanti con la ricostruzione, e poi si arriva fino ai giorni nostri, quando nel 2006 l'AMPI decide di cambiare il proprio statuto e di aprirlo a tutti quelli che ne condividano i valori della resistenza, indipendentemente dal fatto se erano stati partigiani o no. Questo ha portato a quello che è un passaggio generazionale. Ecco, io quindi vorrei inquadrare un po' questo discorso del passaggio generazionale, magari proprio anche riferendomi alla, chiedendo appunto, mettendo un contributo alla discussione che coinvolga l'Associazione Garibaldini, l'Associazione Nazionale dei Reduci Garibaldini, perché quello che abbiamo oggi di problema credo sia proprio gestire questo passaggio generazionale. Un passaggio che non si gestisce solo sostituendo le persone, ma bisogna anche inventarsi qualcosa di nuovo, probabilmente. No, quindi io porterò un piccolo contributo in questo senso alla discussione. E io ho anche ereditato questa partecipazione all'AMPI, essendo figlio di partigiano. Sono figlio di un partigiano che a 17 anni è andato in montagna.
ho conosciuto i partigiani che erano amici di mio padre. Mio padre poi ha dato un'attività anche come presidente della sezione Utrarno fino diciamo al 2008, quando poi è morto, e quindi ho preso un po' questa sua eredità. E devo dire che ce ne sono alcuni altri di figli di partigiani, ma non molti, perché c'è stato come una cesura nella memoria, e poi ci deve far riflettere questo aspetto. I partigiani non raccontavano quello che era successo, preferivano non parlarne, come non lo hanno fatto chi è stato nei campi di concentramento, no? Questo per pudore, per vergogna, ma anche io credo perché volevano cambiare, cioè quello era il passato e non volevano tornarci sopra. Questo però ci ha portato quasi a 20-25 anni di cesura sulla memoria, ecco, questo è un problema, in qualche modo noi in qualche modo dobbiamo recuperarla questa memoria. Io quindi vorrei parlarvi di quelle cose che io ho saputo dai partigiani, portarvi un po' la loro voce, che è quello che noi dobbiamo fare, per esempio io lo faccio nelle scuole. Prima andava mio padre con i suoi compagni partigiani, andavano alle scuole ed era un'emozione per i ragazzi, adesso è molto più difficile emozionare i ragazzi. Io sto cercando di farlo facendo parlare proprio i loro ricordi, cioè cercando di essere un tramite. Allora io cercherò di fare qualcosa anche con voi, dicendo che cosa io ho imparato da loro rispetto a Garibaldi. Rispetto a Garibaldi, rispetto a quelle formazioni garibaldine che poi dentro furono la parte armata del Partito Comunista, quella la prima volta sceglie proprio la formazione di riferimento a Garibaldi per organizzare la resistenza armata. Un riferimento al libro, io non parlerò quindi del libro in questi brevi accenni, però mi ha colpito il sottotitolo che è stato messo al libro e che ho usato anche nel titolo di queste mie slide preletto, Memoria, mito e storia. Il libro viene presentato con questa cornice, Memoria, mito e storia. Ecco, allora io credo che una riflessione specialmente in chi affronta il problema del passaggio generazionale, del reducismo, sulla memoria, sul mito e sulla storia. Io credo che sia proprio la memoria che compete alle associazioni di reduci, perché la memoria, che in definitiva è cos'è la memoria se non il ricordo, e allora qui bisogna cercare di recuperare il ricordo, di fermarlo, di fare in maniera che il ricordo sia utilizzabile. Questo io credo che sia un ruolo importante, che è una cosa diversa dalla storia. Io ho competenze anche di storico, per essermi occupato di argomenti storici in altri ambiti, però non è quello che sto facendo con l'Ampio, per esempio. L'Ampio noi abbiamo messo un centro di documentazione, con l'Ampi cerchiamo di recuperare la memoria dalle famiglie. Adesso ci è arrivata una raccolta all'Ampi Oltrarno di documenti di un commissario politico di una brigata garibaldina, che la figlia va in casa, ha deciso di farci arrivare, e abbiamo concordato con lei che poi non arriveranno all'Ampi, ma arriveranno all'Istituto Storico della Resistenza, questo è un maggiore tutela. Però noi abbiamo questa documentazione. Ecco, allora il discorso sulla documentazione è importante e non è la storia. Non è la storia perché la storia è una cosa diversa. Se la memoria è la raccolta del ricordo, la storia è l'elaborazione del ricordo. E allora la storia dobbiamo farla fare agli storici. Perché faccio questa precisazione? Perché viviamo in un momento strano, che è quello dove tutti i gatti sono bici, no? Dove tutti facciamo tutto, dove la società è liquida. Io credo che dobbiamo ritornare invece a fare un discorso sulle competenze. Allora la storia lasciamo fare agli storici, la memoria, le associazioni di reduci hanno il dovere proprio di tutelarla, di fare in maniera che siano degli elementi per costruire la storia che dobbiamo fare agli storici, con la professionalità che è necessaria per fare la storia. Poi c'è il mito, che è una cosa ancora, non so a quale cosa si riferisce. Sul moschero. E con questo in realtà, allora è stato il moschero, è un racconto non di memorialistica, ma è una fiction, è un racconto, è un romanzo. A differenza di molti partigiani che invece hanno scritto cose che hanno vissuto, mio padre sceglie di fare una scelta meno personale e racconta una storia di fantasia, no? Quindi la inquadriamo in quel molto senso. Molto avvincente, però simile. Avvincente perché costruita con tutti i personaggi, lui aveva addirittura c'è anche un personaggio autobiografico.
Poi invece, però lui non aveva mai voluto pubblicare questo libro, solamente in Punto di morte, proprio io l'ho scritto, ho messo anche una nota, dove dice se ci pensi te, pubblicalo, quindi io mi sono sentito il dovere di farlo pubblicare. Aveva invece consentito di pubblicare altre cose, ad esempio le riflessioni, le sue testimonianze su che cosa era il fascismo. Ecco, allora lì sono questo è un altro libro che lui ha scritto e che noi portiamo nelle scuole. Io l'ho portato proprio recentemente nelle scuole perché ho spostato anche il disco di scuola e noi ci chiamiamo a parlare di resistenza. Ecco, ultimamente, portando anche questo libro, io ho parlato anche con il docente, ho detto non parliamo di resistenza ma parliamo di che cosa è stato il fascismo. Che è molto importante. E questo devo dire ai ragazzi è molto interessante. Lui ha scritto anche un'altra cosa su questo. Grazie, grazie. Mi scuso che purtroppo siamo in chiusura e purtroppo perché devo dire mi è piaciuto molto, spero anche a voi, insomma è stato un taglio ampio quello che abbiamo cercato di dare oggi e credo che lo chiudiamo con un occhio che mancava a sottolineare l'importanza del libro di Maurizio Sessa, che poi alla fine non ce lo dimentichiamo, e questo è il fulcro del nostro pomeriggio, ma proprio da questo fulcro, da questa ricerca, da questo studio, vedete quante strade possiamo percorrere. L'ultima che percorriamo stasera è grazie a Sergio Casprini del Comitato Fiorentino per il Risorgimento. Anche lui ha portato alcune immagini che commenterà e quello che farà lui sarà di sottolineare l'aspetto più iconografico del fenomeno del mito Garibaldi, vero Sergio? A lei la parola, grazie. Buonasera, cercherò di essere sintetico perché tanto le immagini sono soltanto 10 diapositive. Allora, quando fu interpellato da Paolo Fioretti, che fa parte insieme a Sergio Moretti sia delle associazioni garibaldine sia del Comitato Fiorentino per il Risorgimento, io sapevo poco, conosco bene la storia del Risorgimento ovviamente, ma di questo episodio, di questo passaggio di Garibaldi a Segna. Fra l'altro si discute anche, visto che noi comitati abbiamo in questi giorni ricordato la trafila del 49, la fuga, il salvataggio di Garibaldi, prima delle Romagne, infatti siamo andati anche a Modigliana e recentemente a Calabartina, che fosse fermato a Segna. Poi si sa, questa storia c'è nel libro, che è restato due mesi, nel 67, poi è arrivato a Firenze, dove poi via Santa Novella, ospite di un albergo, adesso si chiama Albergo Garibaldi, sembra che fronte ai fiorentini aveva gridato la famosa Roma o morte. Allora io ho pensato, ma oltre la presenza a Segna, cosa è rimasto in questa sua, appunto, di questo passaggio nella memoria, e non soltanto memoria storica, ma memoria iconografica, perché ovviamente i monumenti celebrativi, infatti sotto il titolo Roberto Garibaldina dei monumenti celebrativi di Oreste Calzolari, e non a caso ho scelto Oreste Calzolari. Oreste Calzolari è stato direttore della manifattura di Segna e quindi proprio dentro questa società di Segna, perché Segna ha avuto queste scuole, ha avuto anche ovviamente esperienze anche professionali, industriali, artigianali in cui c'è un interesse. Allora entriamo subito nel vivo. Una cosa, scusate, il busto in bronzo, siamo nel 1902-1903 quando il nostro Oreste Calzolari era direttore della manifattura di Segna, il suo allievo Mario Mosca, che poi è diventato uno scultore molto importante nella prima metà del Novecento a Firenze, ne fece l'effigie, qui abbiamo l'effigie del nostro Oreste Calzolari nel 1902. Prima di parlare di Oreste Calzolari, ma che tracce, da un punto di vista iconografico, che memorie abbiamo? Ci è stato già detto dal sindaco, per esempio, questa scuola, questo istituto agrario Cavalcanti, trovate interessante anche questo aspetto, siamo in 800, fine 800, metà 800, è la campagna che in qualche modo ha bisogno di scuole, in qualche modo si ripercorrendo quello che avveniva in Toscana da tempo, e non a caso i nobili, i consorti, patrioti, risorgimentali,
come Lambruschini, come Gino Carponi, facciamo un discorso anche pedagogico sull'educazione delle campagne, un rapporto con la cultura contadina, cosa diversa quando vedremo poi l'immagine successiva col villaggio artigiano. E Bandiere capisce, le divise, diciamo così, c'era anche un busto, se ne è perse traccia, ho trovato una piccola immagine su internet, ma non valeva la pena riprodurla perché non era leggibile. C'è ancora un'acide che l'ho scritta abbastanza recentemente, credo sia stata realizzata, ricordare 100 anni, se non sbaglio, della presenza dei Garibaldi a Signa, una strada, cioè queste sono le testimonianze iconografiche, e anche delle immagini, perché quando la scuola fu trasferita in un'altra parte di Signa, un reduce garibaldino venne a presenziare, come vedete nella foto, in mezzo, si conosce un reduce garibaldino all'inaugurazione, nel secondo momento di vita di questa scuola che adesso praticamente è scomparsa. E abbiamo il villaggio scolastico artigiano di Signa, che si lega poi, perché sembra che fra i promotori, oltre la figura incredibile, valida dal punto di vista pedagogico, di animatore del maestro Fantozzi, e c'è il centro di Liberazione Nazionale. Cioè è legato proprio a quel secondo risorgimento in cui bisogna dare le scuole perché possono i giovani, oltre che lavorare, studiare, soprattutto scuole di artigianato, perché nel frattempo, e vedremo successivamente, la società di Signa legata alla campagna stava diventando una società più legata all'industria, soprattutto all'artigianato, della paglia e poi quella della manifattura di ceramica. E anche qui ci sono testimonianze della, che siamo nel 1945, però, di questa presenza antica di Garibaldi a Signa, era rimasta nella memoria. Infatti, prima di chiamarsi Benvenuto Cellini, si chiamava, era intitolata a Giuseppe Garibaldi. L'allora assessore alla cultura e oggi sindaco di Signa, perché ha accolto immediatamente il mio suggerimento. Io sono un collezionista, mi sono trovato praticamente casualmente questo documento. Ho incominciato a leggere e ho capito che la cosa era, insomma, aveva una sua rilevanza. Garibaldi non arriva a Castelletti così per villeggiatura. Non ci dimentichiamo che lui è reduce dalla campagna del Trentino, la cosiddetta terza guerra d'indipendenza, che è stata molto deludente per l'esercito regio. È stato sconfitto a Custozza e a Lissa, una pagina nera sotto tanti aspetti. Ho guardato, ho pubblicato anche un memoriale inedito proprio sulla battaglia di Lissa, insomma, una pagina alquanto triste. E quindi c'è bisogno di riscatto. Non ci dimentichiamo che Garibaldi ha conseguito in quella campagna l'unica vittoria, tra l'atto di retroguardia, a Bezzecca. Quando lui giunge a Firenze, è un Garibaldi molto stanco, molto affaticato, risente ancora delle ferite di Aspromonte, e lui in quel periodo è ossessionato da una sorta di riforma religiosa. E qui entriamo un po' nel campo del mito. Lui inizia una campagna elettorale, intanto è cascato uno dei tanti governi in Italia, non sono mai durate molto, e nel Veneto lui compie addirittura dei battesimi laici. Questo per far capire la popolarità e anche, se vogliamo, il fanatismo intorno a Garibaldi. Ma la sua vera ossessione è una e una soltanto: Roma o morte. Lui in quel periodo, fra l'altro, ha anche la sfortuna di ritrovare sul proprio cammino Urbano Rattazzi, che aveva già interrotto bruscamente l'esperienza di Aspromonte. A quel punto il cuor suo decide di rompere gli indugi. C'è uno scacchiere internazionale che è praticamente dominato, diciamo, dalla Francia, che ha questo protettorato sullo Stato Vaticano, e lui decide di rompere questi lacci e lacciuoli. È un fine politico, non è un generale come ce l'hanno presentato. Lui ha una visione politica, però è anche un uomo d'azione.
sa che probabilmente questa impresa potrà anche non riuscire, però vuol lasciare un segno, il segno di Roma capitale, come era stato del resto sancita già da Cavour nel 1861, ma parole, lui dice no, io voglio Roma, è la sua ossessione. Lui assegna idealmente, sguaina la sciabola in direzione di Roma. Lui sa che deve compiersi questo sogno, un sogno di letterati, se vogliamo, agli inizi, no? Non ci dimentichiamo Lamartine, che definiva l'Italia il paese dei morti, no? Un sogno, se vogliamo, sotto certi aspetti, di una borghesia illuminata, con forse nemmeno per questo grande seguito popolare. E quindi la sua missione è, quindi Castelletti diventa il quartier generale di un'impresa, e evidentemente forse anche questo diario non ci racconta proprio tutto, perché poi passano le persone. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.